concreti, con azioni e progetti concreti che Brindisi dia maggiore attenzione, no? A delle categorie particolari che hanno bisogno di una città più sostenibile sotto il profilo economico naturalmente, ma sotto il profilo della mobilità, insomma di una vita più diciamo serena. Sì, noi abbiamo attivato questo progetto denominato Città Smart in Blu proprio per questo motivo, cioè vogliamo creare le condizioni ideali affinché la città venga vissuta in maniera più fruibile da tutti i ragazzi autistici e dalle loro famiglie. Quindi questo è il progetto generale denominato Città Smart in Blu. La prima iniziativa di questo progetto è proprio il pass cortesia, perché è nato da delle esigenze quando si va presso attività commerciali, bambini o ragazzi con comportamenti o non rispettano le attese, non si riesce a rispettare la fila, e quindi si va a sensibilizzare quelle attività per far modo che quelle famiglie, quel ragazzo saltano la fila. Ecco, diciamo che diversi attori fanno parte di questo progetto, questo vuol dire che quando c'è la sinergia si può davvero andare molto molto lontano. Sì, infatti noi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno appoggiato questo progetto e questa iniziativa. Abbiamo l'istituzione, ma anche parecchi privati, abbiamo l'ASL di Brindisi con il CAT, abbiamo Impresa Mamma, è un'associazione molto vicina a noi in tutte le iniziative che facciamo, abbiamo la scuola Polo per l'inclusione, nonché lo sportello per l'autismo, la scuola Sandro Pertini, alberghiero di Brindisi, abbiamo il comune e la provincia di Brindisi, abbiamo avuto anche il patrocinio da parte di Confesercenti e di Camera di Commercio, anche se non ci hanno dato il logo perché non abbiamo fatto in tempo con la stampa, però ci sono stati vicini e ci sono vicini in questa collaborazione. I servizi per sensibilizzare la città e anche per aumentare l'agevolazione insomma delle famiglie con bambini affetti da autismo e anche per i principali purtroppo bambini. Un progetto avviato anche con l'ASL di Brindisi, il CAT. Sì, si tratta di un progetto in cui l'ASL ha dato il suo patrocinio, anche perché proprio a Brindisi ha sede il Centro dell'Autismo Territoriale, che è una unità dell'azienda sanitaria che ha il compito di effettuare diagnosi e valutazione delle persone con disturbi dello spettro autistico a partire dall'età infantile fino all'età adulta. E quindi si inserisce un po' nella rete di servizi che tramite un regolamento regionale, appunto la Regione Puglia, sta cercando di mettere in piedi, e si tratta di un percorso ancora in itinere dove diciamo, questo progetto, portato avanti da un'associazione di utenti e loro familiari, fa la sua parte, nel senso che poi sappiamo tutti che i disturbi di spettro autistico sono un ampio spettro di situazioni che vanno da una semplice, per modo di dire, neurodiversità fino alla vera e propria disabilità, e quindi diciamo le difficoltà che queste persone e le loro famiglie incontrano hanno a che fare sia con fattori intrinseci, diciamo così, della condizione, della patologia, ma anche e soprattutto con ciò che la società civile, le reti formali, i servizi e tutto quanto sta intorno a loro riesce a mettere a disposizione, non soltanto per integrare, per sorreggere, per accogliere, ma anche per valorizzare queste esperienze e riceverne qualcosa, perché poi non dobbiamo mai dimenticarci che gli sguardi eccentrici e laterali sul nostro vivere civile servono anche a farci rilevare meglio le distorsioni del nostro vivere e cosa possiamo fare per renderlo meglio. È un progetto che vuole favorire maggiormente l'inclusione delle famiglie e di queste categorie particolari. Sappiamo invece che i ragazzi autistici hanno bisogno di un'assistenza, ma non solo fisica, no? Ma morale proprio, e la scuola ha anche questo compito. Sì, la scuola è in prima linea per quanto riguarda l'inclusione, e noi stiamo cercando in tutti i modi, come Scuola Polo per l'inclusione, di fare formazione a livello territoriale su tutto il territorio di Brindisi per tutti gli ordini di scuola, e dunque una maggiore sensibilizzazione sia del corpo insegnante ma anche non docente, ma una piena collaborazione con le associazioni. Questo è il nostro obiettivo, collaborare con tutte le organizzazioni presenti sul territorio per soddisfare insomma le esigenze di tutte le componenti che intervengono da un punto di vista didattico e educativo.
io ringrazio tutte le associazioni perché sicuramente sono un punto di riferimento su cui poter iniziare dei percorsi educativi. Che rientra nella globalità di tutte le iniziative che l'amministrazione sta mettendo in campo per queste categorie particolari, che hanno bisogno di un'assistenza morale, diciamo, anche e soprattutto. E questo progetto è una grande sinergia per tutti gli attori interessati. Certamente è un progetto che dà lustro, no, alla nostra città e a chi ha avuto l'idea di lanciarlo, quindi l'Associazione del Bene che ti voglio, che lancia questo progetto Smart City in Blu. Proprio per sensibilizzare tutta la cittadinanza. Io ci sono stata a pensare su questo progetto, ho detto vorrei arrivare a un mondo in cui non ci saranno più bisogno, ci sarà più bisogno di questi progetti, perché i diritti umani devono essere diritti di tutti, no? E quindi senza differenziazione. E dovremmo appunto applicare quello che un po' ci ha anche insegnato Papa Francesco anche con la sua ultima enciclica, fratelli tutti, la gentilezza ci dovrebbe appartenere, per cui ad esempio questa prima iniziativa che loro lanceranno oggi con questo pass che darà una corsia preferenziale alle famiglie di questi ragazzi dovrebbe venirci spontaneo, no? Senza essere costretti una normativa, insomma, spontaneo a lasciare il passo a chi si trova in un momento di difficoltà, perché ho assistito a scene lungo le code, no, del supermercato, farmacia, e in effetti trattenere questi bambini non è semplice, e quindi subentra poi anche uno stato di agitazione da parte delle famiglie che vivono questa situazione di disagio. Quindi è un cambio di dovrebbe essere una cosa mentalità, normale. Ci deve essere un cambio di mentalità. Di cultura comportamentale da parte della comunità brindisina, no, che possa favorire quel processo di inclusione di queste categorie. Certo, questo deve essere soltanto uno stimolo a far sì che poi diventi un automatismo, per cui io se vedo davanti dietro di me una famiglia in difficoltà la farò passare tranquillamente senza che esibisca il pass, quello che un po' poi tutti quanti noi comunque nel nostro piccolo già facciamo, devo dire, però ecco che diventi un modo di agire, sì, consuetudinario. Oltre a un'azione di sensibilizzazione è importante anche l'apporto delle forze dell'ordine in questo senso. E polizia locale, carabinieri e polizia di Stato, insomma, per sensibilizzare sempre di più le famiglie, cioè anche questa sorta di sinergia. Sì, la sinergia deve essere di tutta la rete istituzionale, ma anche di tutte le associazioni che aderiscono alla rete, perché non dimentichiamoci che il 16 dicembre la nostra rete Disabilità Insieme compirà 4 anni, e quindi questo, diciamo, io lo vedo anche come un traguardo anche di questa rete che si è costituita 4 anni fa e che sta continuando comunque a dare dei frutti e dei risultati.